Ciao a tutti ragazzi, io oggi ho un problema perché non riesco a trovare più Dov'è Menù. Magari provo a chiamare la Pimpa, lei ne saprà qualche cosa. Pimpa! Pimpa! Oh, anche la Pimpa! Ciao Claudio, ciao Claudio! Oh, arrivi tutta di corsa, sai, io volevo dirti che ho un problema perché volevo parlare con Minù, ma Minù non lo trovo da nessuna parte. Veramente? Ah, ciao ragazzi, siete lì? Ciao ciao! Sì, Claudio, neanch'io lo trovo, l'ho cercato da tutte le parti, ma non lo trovo. Ah, Pimpa, guarda, sta arrivando un video proprio da Minù, proviamo a guardarlo, forse capiamo qualche cosa. È vero, Claudio, è un video di Minù. Ah Claudio, ho capito, lo sai, è da un po' di giorni che Minù, allora lo sai, ha da fare per compito dei problemi, e dato che non sa come fare, sta cercando di farsi mandare su Marte, pensa un po'. Ma no, Minù, se sei ancora lì che ci ascolti, scendi sulla Terra, che non è così difficile fare problemi. Anzi, può essere divertente. Dai, raggiungici. Miau, sono tornato. Eccomi qua. Però, guarda, io sono convinto che non voglio più trovarmi dei problemi da fare, per cui voglio andare su Marte. Ma ti credi che su Marte non trovi nessun tipo di problema? Già, ad esempio. Intanto non ci sono le crocchette per i gatti e non ci sono le micette. Beh, in questo caso certo che anche lì forse è un problema. Bene, Minù, però guarda, adesso sta succedendo una cosa e se vieni qui la guardiamo tutti e due insieme. E la cosa da guardare non è quello là, lo spazio lì dove ti aspettavano nel laboratorio spaziale, ma vorrei convincerti che i problemi sono una cosa più semplice di quello che tu pensi. Miau, vedremo. Ok, allora guarda bene che cosa c'è qua. Allora, devo dirti che, dato che mi siete molto simpatici e da tanto che non festeggiamo un po', io ho ordinato per corrispondenza delle caramelle per la nostra dispensa speciale. E ecco che oggi è arrivato il camioncino che ha portato un po' delle caramelle che io ho ordinato per voi, per te, la Pimpa, beh, anche qualcuna per me, spero. Allora, ecco qua, il nostro camioncino ce le porta direttamente nel nostro magazzino che è laggiù. Ecco che il nostro camion ha scaricato le caramelle nel nostro magazzino speciale delle caramelle. Non vedo l'ora di assaggiarne una. Ecco qua. Ma attenzione, io di caramelle ne avevo ordinate tante. Questo camion ne ha portate per adesso 5, ma io ne avevo ordinate di più. Ecco infatti che arriva, guardate, sta arrivando. Oh, sì, lo vedo arrivare. Un altro bel camion carico di caramelle. Guardate. Anche lui ce le porta là nel magazzino. Ecco, anche questo camion
ci ha scaricato le caramelle. Vi ricordate quante erano? Io sì, me lo ricordo, su questo camion c'erano 4 caramelle. Bene, e adesso se ne va. Miau, ma... Insomma, alla fine... Ma ci saranno caramelle abbastanza per tutti? Insomma, quante caramelle avremo adesso che le hanno portate tutte? Minù. Lo sai che io, senza guardare adesso, so quante sono le caramelle là dietro. Ma dai, adesso mi verrai a raccontare che hai un altro superpotere oltre a quello dei sensi che abbiamo già visto, i superpoteri dei 5 sensi che abbiamo. Minù, io lo so cosa intende Claudio, perché questo sì, è vero, un vero superpotere, me l'ha insegnato anche la maestra Orsa del Bosco. Questo superpotere si chiama la matematica. La matematica serve a immaginare le cose, anche a prevederle. Ad esempio, tu hai fatto una domanda, vero? E i problemi sono fatti di domande a cui bisogna trovare una risposta. La tua domanda è ma quante caramelle ci sono arrivate in tutto? E Claudio lo sai perché può dire quante sono? Perché ha usato la matematica per risolvere il problema. L'aritmetica, ha usato un'operazione. Adesso Claudio, gliela vuoi far vedere? Perché io intuisco l'operazione che hai fatto. Va bene, ve la faccio vedere. Ecco qua, tiro fuori il mio bel foglio a quadrettoni. Sì, io allora ho pensato che il primo camion che è arrivato, il camion rosso, aveva 5 caramelle. E poi è arrivato anche il camion verde che ha portato altre 4 caramelle. E dato che laggiù nel magazzino le hanno messe insieme, in aritmetica l'operazione che mette insieme è l'addizione, quella con il segno più. E allora io scrivo 5 più 4. E questa operazione la sappiamo già fare, dà come risultato 9. Scommettiamo che là dietro ci sono 9 caramelle? Ecco, adesso ve le vado a prendere, chiamo anche la nostra amica Pina Pina, che ci aiuterà a contarle. Eccole qua, le ho prese dal nostro magazzino delle caramelle e le mettiamo, le disponiamo bene qua, tutte insieme. Allora, il primo camion ci ha portato 5 caramelle, secondo camion ci ha portato 4 caramelle e tutte insieme contiamole. Pina. Ah, non ci sono più le caramelle, sì, le abbiamo messe qui in ordine. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, miau! Ma alla fine era così facile. Ma questo, rispondere a questo problema, non è un superpotere, hai usato la matematica. Sì, Minù, ma la matematica ci dà questo potere di usare la nostra immaginazione per capire le cose anche che non vediamo. Ce le immaginiamo e risolviamo il problema. Posso dare la risposta adesso? Tu mi hai chiesto quante caramelle ci sono in tutto e io ti rispondo ci sono 9 caramelle e ho risposto prima di contarle usando semplicemente l'aritmetica. Bene, miau, ci proverò anch'io allora, va bene? Miau, ciao bimbi, bzz, ciao bimbi, però ricordatevi sempre di esercitarvi a contare perché questo ci rende tutto più facile per risolvere i problemi. Ciao bimbi, alla prossima video lezione. Ciao. Una bella leccata. Ciao a tutti anche dal maestro Claudio. Allora, prima di lasciarci però facciamo un pochino di riepilogo. Allora, quando
Quando c'è un problema, innanzitutto c'è un testo. Il testo è il racconto di quello che è successo. Allora, quello che è successo è arrivato un camion con 5 caramelle e le ha messe nel nostro deposito di caramelle. Poi è arrivato un camion con 4 caramelle e anche queste sono state scaricate nel deposito. Poi c'è una domanda, la domanda era quella che aveva fatto Minun prima, e quante caramelle abbiamo in tutto adesso nel deposito. Allora, ricominciamo dall'inizio del racconto. Arriva il camion rosso con 5 caramelle. Questo è il nostro primo dato che prendiamo in considerazione. Se guardate anche sul vostro libro, parla di che cos'è un dato. Allora, questo, le prime 5 caramelle che arrivano col camion rosso sono il nostro primo dato. Poi è arrivato il camion verde che ha portato altre 4 caramelle e questo è il nostro altro dato. Dato che le hanno messe tutte insieme, abbiamo usato l'operazione che si chiama addizione, che ha il segno più, le abbiamo, e che è l'operazione che mette insieme tutto. Quanti sono in tutto? È la domanda, le caramelle, quante erano in tutto? E il nostro risultato che abbiamo ottenuto, il risultato dell'operazione, è 9. E allora, alla fine di un problema, diamo anche la risposta. E la risposta è: in tutto adesso abbiamo 9 caramelle. Ed è vero! Miau! Questi problemi con le caramelle, anzi, mi piacciono proprio tanto. Ciao ciao!